Devo dire la verità che io non ho mai avuto clienti che sono così generosi, che vogliono stare con me per tutta la notte o per giorni. Prima di tutto io non uso stupefacenti, quindi forse anche per questo motivo non ho mai avuto questi tipi di clientela. Lei deve sapere che chi vuole fare certe cose trova quelle tipi di trans o prostitute che potrebbe andare, perché altrimenti non c'è la complicità. Quindi, forse anche per questo motivo, anzi, io sarò molto anche sincera, io più di mezz'ora, un'ora non riesco a sopportare nessuno. Oddio, se viene uno molto carino, molto gentile, molto, non dico generoso, perché forse dopo tanto tempo che lavoro non è neanche quella la cosa importante, se viene uno veramente molto carino, che è il mio tipo, allora magari potrebbe stare più di un'ora, ma altrimenti io non ho nessuna voglia di rimanere con qualcuno, soprattutto di sopportarlo mentre lui vorrebbe usare la cocaina o vorrebbe fare qualche altra cosa. Cosa cercano gli uomini da lei? Da me vengono perché sono curiosi, prima di tutto. Prima o poi tutti gli uomini, secondo me, vogliono un attimino capire cosa vogliono fare nella loro vita. Magari uno a 20, 25, 30 anni comincia a lavorare, creare una vita, un uomo intendo, creare una famiglia, una moglie, figli, un amante, due amanti, insomma, andando con la vita, poi dicono: dai, oggi invece voglio provare andare a provare questa esperienza con la transessuale. O vengono con me o vanno con le altre, ci sono tanti trans comunque, oggi come oggi su internet, su Facebook, su social, è una cosa veramente molto facile trovare una persona come me, più giovane, più bella, più maschile, più femminile, bionda, mora, però ripeto, sono cose diverse. Quelle che abbiamo visto prima qui sono delle cose brutte. Secondo me nessuno dovrebbe entrare in quella strada. Non dovrebbe essere vista che tutte le trans o le prostitute alle fine fanno queste cose qua con i clienti perché i clienti possono permettersi, perché vogliono fare quello. Io personalmente sono anche pronto a fare un test per antidroga per dire che non ho mai assolutamente usato la droga. Certo, questo è Un chiarissimo. mese e mezzo fa ho fatto il test per HIV con la kit che vendono in Ok. farmacia, Ok. quindi non mi piace neanche, perché poi tutti pensano che magari tutti i trans che lavorano come me o che fanno una vita più normale, che magari fanno infermiera, quelle che sia, alle fine prima o poi cadono in questi tipi Questo è di chiaro. storie. Attori, calciatori, politici, ma anche gente normale, no? Camionisti. Trasgredire è un obbligo? Come ho detto anche prima o poi lo fanno tutti. Io sono ormai una persona abbastanza conosciuta, quindi devo dire che calciatori, politici, quelli molto famosi non vengono con me perché hanno paura che magari qualcuno se scatta una foto, magari quando vedono che entro nel mio palazzo, allora potrebbe succedere fine mondo. Quindi a me vengono più gente normale, quelli che hanno comunque un po' di soldi, quelli che hanno voglia di trasgredire, quelli che vogliono comunque hanno comunque questa curiosità di provare questa esperienza, allora vengono. Quei tipi di persone che prima tu hai detto, calciatori, politici e viceversa, girano, come per esempio qualche anno fa c'era caso Marrazzo, quindi non c'è stato soltanto caso Lapoel Kan, ma c'è stato anche caso Marrazzo che poi Certo. purtroppo una transessuale è stata anche bruciata, morta, suicidata, non lo sappiamo, anche lì c'è sempre un'apostrofe. Purtroppo uomini molto importanti prima o poi vanno con delle trans o con delle prostitute che non hanno nulla da perdere, magari entrano in qualche faccenda in cui capita tutto questo scandalo. Fortunatamente, Posso interromperla? certo, Devo farle vedere una foto. ok, Lui chi è? sono io quella, sì, Cosa questo c'era lì è il dentro? Come si sentiva? Io non ho mai avuto problemi di sessualità, non ho mai pensato che sono una bellissima donna, non penso di operarmi, per esempio, non ho mai assolutamente fatto la battaglia contro l'omofobia, anzi dirò di più, ho avuto sempre la cattiveria delle altre trans o delle altre gay, quindi non li vedo neanche, non parlo neanche, sinceramente. Mi piacciono più persone normali, diciamo così.
dentro di questo ragazzo qui, che lì andavo in collegio, in Istanbul, dove sono cresciuta fino a 17-18 anni, ancora oggi ti do un esempio molto semplice. Quando magari cammino con i miei cani che vengono dal canile o sono in giro, una signora si avvicina, anche abbastanza anziana, e mi dice: "Ah, oh, ma lei ho visto in televisione, era bellissima". Io dico: "Signora, per un uomo turco di 39 anni sto bene, vero?". Allora lì magari la signora si sciocca. Io non ho mai avuto problemi, ripeto, di sessualità, di personalità. Ho sempre voluto vivere da sola, ho sempre amato i miei cani e mia mamma. Più di questo non ho avuto amici, anche perché qualche tante volte amicizie sbagliate ti portano tutti questi tipi di problemi, droga, o entrare nelle stradine, nella vita purtroppo, che poi dopo non ne puoi uscirne più.